Cioè, ragazzi, strada chiusa, mi tocca fare un giro della Madonna per andare al lavoro. Porca miseria! Infatti non so ora neanche a che ora arriverò. Cioè, per letteralmente una strada chiusa di 15, cioè, porca puttana. Cioè, ragazzi, letteralmente per una strada chiusa di 100 metri io adesso mi devo fare 4 semafori e allungare di, non so, 2 chilometri. Cioè, purtroppo, ragazzi, in questa zona di Verona sono quasi tutti sensi unici e quindi ne salti uno, puff, puff, porca puttana. Bello che sono partito anche bene stamattina, dicendo, ah, oh, cioè, siamo partiti presto rispetto al solito, siamo felici. Facadi. Ragazzi, buonasera, buonasera. Non finiscono mai i pensieri, le attività. Oggi ho, oltre che il lavoro, ho dovuto sbagolare un pochino. E per quanto riguarda l'agenzia, sono stato chiamato direttamente dal venditore che ha provato a farmi un'offerta, per quanto mi riguarda è ridicola, però forse dovrò sottostare a queste richieste. E per quanto riguarda la casa, e adesso ho dovuto parlare anche col notaio. Mamma mia, non vedo l'ora che finisca sto periodo. Cioè, sto veramente impazzendo. Impazzendo, dovevo pensare sempre a tutte queste cose da solo, provare a capire come funziona il mondo. Ho la grande fortuna che sono circondato, o comunque conosco persone che se ne intendono di questo e che mi danno più che volentieri una mano nell'affrontare questa situazione. Però è stressante, cioè, anche perché c'è un'agenzia immobiliare, no? L'agenzia, il suo scopo è fare da tramite tra venditore e acquirente. Perché il venditore chiama il numero privato dell'acquirente? Cioè, è sbagliata come cosa, puzza leggermente. Cos'è che non mi viene detto? Cosa c'è che non, che insomma, viene nascosto? Perché l'ha fatto? Che senso ha? Poi per darmi delle condizioni che sono cambiate, diverse rispetto a quelle che mi aveva dato 2 settimane fa. Sta provando a accorciare i tempi, vuole far perdere tempo, ha aumentato anche i soldi da caparra, sta provando a intascarsi qualcosa, c'è qualcosa che non va nella casa? Tutte domande che mi pongo, che sto provando a in qualche modo a rispondermi, chiamando lui, chiamando avvocato, chiamando notaio. Non se ne viene fuori. Sarebbe tutto bello se fosse semplice, se ci fossero tutti i soldi del mondo, se non ci fosse il problema mi devono fare un mutuo, la banca, queste cose qua, non ho neanche il garante. Cioè, ragazzi, lo stress, perché la gente si deve stressare? Io non voglio essere stressato, io voglio relax. Io nel 2024 mi ero detto, questo sarà l'anno del relax. Io non voglio avere ansie, non voglio avere pensieri, voglio stare sereno, voglio lavorare, voglio avere i miei amici, le mie compagnie. Questo, perché devo impazzire da solo in queste cose dove io non ne capisco una cippa di niente, sto provando di tutto per imparare, con sempre queste situazioni estreme dove, boh, non si capisce come mai mi stia succedendo. E io non sto andando nel dettaglio, non sto spiegando bene o male cose, ma è tutto il giorno non lavorativo che faccio questo, che mi dedico a questo, e sto impazzendo nelle pause e a pranzo, a far chiamate, di tutto e di più. Adesso non ho neanche tempo di andare a casa, devo andare in agenzia, poi prendere e andare da un'altra parte, poi prendere e andare da un'altra parte. Tornerò alle 11:30 di stasera, dovrò anche editare video di questa roba qua. Mamma mia. Poi questo weekend non parliamo, io venerdì mi sono preso delle ore di permesso perché poi devo andare a lavorare, staccherò alle 10 di sera, il giorno dopo un matrimonio, dovrò essere alle 8:30 al casello per tutto il giorno. Cioè stress, la vita del dipendente unita alla vita del libero professionista, ragazzi, è stress. Perché il dipendente, la cosa bella è che il weekend ti rilassi, mentre il libero professionista, la cosa bella è che tu scegli i tuoi orari di lavoro.
Io non ho né una né l'altra, non mi rilasso e sono obbligato a lavorare negli orari stabiliti. Per carità, ci sono ovviamente delle cose positive in questo, però è terribilmente problematica la questione. E io continuo a ripetermi: è solo momentaneo, sto facendo, ho una visione a lungo termine, voglio essere totalmente intraprendente, cosa che ho sempre fatto, ma voglio essere ancora di più, mi voglio comprare casa. Mannaggia, mai una gioia. Adesso andiamo in agenzia, cosa che l'agenzia oggi non mi hanno risposto né al numero privato né tantomeno al numero loro dell'agenzia, e io dico: ma porca puttana, io vi pago 6.000 euro vi pago per fare un servizio che poi non fate neanche, perché io da mediatore me lo sono fatto da solo io oggi per capire cosa vuole il venditore, cosa voglio io, trovare un punto nel mezzo. Cioè, se l'agenzia, il suo scopo è appunto mediare, perché non fa questo? Perché devo aspettare 4 giorni per una risposta e oggi io da solo me la sono cavata e mi sono trovato tutte le soluzioni del caso nel tempo che ci ho di dedicato? Quando l'agenzia queste cose non le fa, io devo pagarla 6.000 euro per cosa? Che non media, che non mi tutela, perché va a dare il mio numero in giro al venditore che mi chiama. Cioè, ragazzi, divento pazzo. Io divento pazzo. Ok, ora devo trovare parcheggio perché sono arrivato in agenzia. A dopo. Ma la mia signori, allora, giornata lavorativa finita, sono le 11, non è che il telefono qua, perfetto, sono le 11.40, giù di lì, e morto, stanco morto, domani devo andare in agenzia, e cioè sono andato prima, appunto, mi ha risposto, abbiamo chiarito, mi ha spiegato la situazione, e purtroppo adesso dovrò sganciare un bel po' di migliaia di euro nella speranza che poi non ci siano problemi con le scartoffie con la banca, quindi domani i miei vanno in banca un po' per capire la situazione, se per vedere se mi accettano il mutuo o meno, e lì non dovrebbe essere un problema. Il problema è più magari la situazione catastale della casa e capire se questo potrebbe recare un danno o meno, e delle perplessità alla banca, e speriamo di no, se no butto via tutta la caparra, cioè parliamo di 26.000 euro che sono un sacco di soldi, ragazzi. Cioè, io lavoro anni per questa roba qua, per risparmiare 26.000 euro, e spero di non buttarli così in un colpo. Sarebbe un gran peccato, sarebbe un disastro. E niente, questo, domani devo andare in ufficio, sempre, insomma, bisogna lavorare, bisogna fare cose. Domani proverò anche a firmare questo contratto, ricevere hopefully tutti i documenti per poi girarli alla banca e accelerare i tempi e vedere di riuscire a fare tutto. Poi adesso devo andare in casa e iniziare a caricare videocamere, drone, batterie, tutto devo caricare, ragazzi, perché poi questo venerdì e questo sabato mi servirà tutto carico, tutto pronto, appunto, per fare video. Quindi tutto venerdì, tutto sabato, e domenica penso di prendermi qualche ora off, che vado al Andarò Festival come qualche mese fa, e perché ho qualche amico lì, e quindi insomma ci sta insomma rilassarsi un pochino. Detto questo, ragazzi, io il video di oggi è finito, ho fatto anche abbastanza commenti. Io vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordatevi che questa è la mia vita, quindi metto quello che voglio e non c'è né una routine né tantomeno uno stile di video che potete aspettarvi, oltre che appunto i miei rants totali, cioè racconto la mia vita e quant'altro. E ricordatevi che il mio algoritmo funziona se voi appunto lo sfamate con le vostre interazioni, e quindi, ragazzi, noi ci vediamo domani per un prossimo video, come al solito carichissimi alle 11. Ciao, ci vediamo domani.